Cari pisaresi, dovrete sopportarmi per altri 2 anni. Ho deciso di rimanere sindaco della città, pur sapendo che da Roma il Parlamento avrei potuto dare un grande contributo alla nostra terra, l'hanno detto in tanti in questi giorni, anzi ringrazio coloro che avevano scommesso sulla mia candidatura. Però ci sono delle norme discriminatorie nei confronti dei sindaci. Per candidarmi mi sarei dovuto dimettere entro domani. E alle mie dimissioni sarebbe arrivato il commissario prefettizio. E chiunque ama la propria città e chiunque ha responsabilità di governo non può fare commissariare la città per quasi un anno, fino al maggio del 2023. Quindi rimarrò sindaco fino all'ultimo giorno, anche perché abbiamo tanto da fare, una fase con grandi opportunità e grandi insidie, a iniziare dall'inflazione che in autunno batterà ancora più forte. Però abbiamo anche grandi opportunità legate agli investimenti. Stiamo portando a Pesaro davvero una mole di investimenti impressionanti, quindi dovremo gestire quei progetti, metterli a terra e sarà un compito molto gravoso. Così come dobbiamo completare alcuni elementi del programma di governo e soprattutto abbiamo la grande sfida della Capitale della Cultura 2024, che può cambiare la realtà, l'economia, l'immagine turistica della nostra terra per le nuove generazioni. Ovviamente continuerò a fare politica nazionale, la farò come coordinatore dei sindaci del PD, come sto facendo, come presidente di ALE, Autonomie Locali Italiane, e sarò in prima fila con gli altri sindaci nella campagna elettorale. Proprio oggi abbiamo incontrato il segretario Letta, la prossima settimana porteremo i nostri 5 punti programmatici al segretario per una società più giusta e al tempo stesso una società che metta al centro la questione dell'ambiente e dei diritti, ma anche per un paese più veloce, perché sappiamo come il tema delle semplificazioni sia fondamentale per avere l'Italia più competitiva. E saremo in prima fila nella campagna elettorale da qui al 25 settembre per far vincere la nostra proposta politica. E lo faremo anche accompagnando altri amministratori che non hanno questa incompatibilità, magari sindaci di comuni sotto i 20.000 abitanti o ex amministratori che invece potranno candidarsi e avranno tutto il nostro supporto. Quindi fino all'ultimo giorno sindaco della città, che è la cosa più bella che può capitare a chi ama la politica, e al tempo stesso grande mobilitazione a livello nazionale, come ho fatto in questi anni, e sicuramente nei prossimi mesi anche questo impegno continuerà ad aumentare.